Mi piace, Apocalisse Albertino, questa discussione, perché mi dà modo di dire chiaramente: uno, prova ontologica. La prova ontologica in filosofia è la prova volta a capire chi uno è. Nella nostra esistenza esiste uno solo, il Dio dell'essere. Sono costretto a citare la filosofia che dice, nei filosofi eleatici, che il Dio è il fondamento in essere di tutte le cose che sono in essere. Voglio dire, per essere chiaro e parlare ai bambini, Dio è come il legno. Esiste in ogni albero di legno. Se tu cerchi in assoluto l'essenza legno, sai benissimo che è il prodotto della mente umana, il concetto del legno. Nella nostra condizione, invece, questo concetto ha una entità di per sé, è all'origine assoluta di tutte le cose che sono in essere, perché il nostro essere è secondario, essendo relativo, a un essere che è assoluto. Quindi, visto che esiste solo l'essere assoluto e noi siamo relativi, la qualità del nostro essere è quella dell'essere. Di conseguenza, ciascuno di noi è Dio, non per il desiderio di Dio di essere buono e dire va là uomo, mi metto nei tuoi panni. No, perché se Dio, come un creatore qualunque, come il Manzoni, non fosse capace di fare realmente tutta l'opera della creazione, esattamente come la fa il Manzoni, che realizza l'opera I Promessi Sposi, in cui tutto è determinato dal Manzoni, sarebbe un Dio inferiore in qualità al Manzoni, perché mentre il Manzoni avrebbe la capacità totale di fare tutto, il nostro Dio farebbe dei personaggi che a un certo punto gli sfuggono dalle mani, come se il Manzoni a un certo punto cominciasse a scrivere di Renzo e Lucia e dopo che ha scritto la prima pagina Renzo e Lucia cominciano a fare di testa loro. Allora, visto che questa capacità umana esiste nel nostro spirito, lo spirito del creatore nostro non è da meno. Di conseguenza, papale papale, la nostra vita è tutta creata da Dio, tutta quanta. Hai l'impressione però, quando sei in un romanzo, che sia Renzo, Lucia, chi pensa, chi fa e chi decide di fare. Questo è il nostro contesto. Per cui, quale è l'essenza vera, autentica di Renzo e Lucia? Il Manzoni che è, si mette nei loro panni e li fa essere. E così accade in noi. Dio, dopo di aver disegnato tutte le storie, è lui che le anima. Quindi l'essenza, prova ontologica di tutti quanti noi, è l'essenza di Dio, con il limite che noi non siamo il Dio che decide la storia. Siamo il Dio che, come un attore, mette in scena la storia scritta da un altro. Noi siamo questa parte attrice dell'essenza di Dio che si limita a mettere in atto e a far sua una storia scritta dall'altro. Quindi, tutti quanti noi siamo Dio. Se a te può far senso che io attribuisca a me la qualità di Dio, come se la attribuissi solo a me, sei in pieno torto, perché io dico che anche tu sei Dio nella tua essenza, anche un cattivone è Dio nella sua essenza. Allora, come stanno le cose? In un modo assai semplice, bisogna che il personaggio si tolga di mezzo e dia spazio interamente alla verità che venga fuori da lui. La verità che viene fuori da me
è la verità che cerca di aiutare tutti gli uomini, ma molto di più di quanto cerchi di farlo tu, perché è una verità che porta alla luce che la vita è vai e vieni, che c'è un primo tratto della vita che è a ritroso, parte dalla morte e va indietro fino alla nascita. Essendo il primo tratto, non può essere visto da un ente relativo che vede solo sulla base di un primo tratto che esista già. Allora ecco che noi potremo vedere solo il secondo tratto, uguale e contrario, e avremo l'immagine di vedere una vita umana che parte dall'infanzia e arriva verso la vecchiaia. Ma quando saremo arrivati alla vecchiaia, poggiandoci finalmente sul secondo tratto che abbiamo visto, potremo ribaltare tutto e sulla base del secondo tratto vedere il primo che è in atto già ora e non vediamo. Di conseguenza, il fondamento dell'essere è uno e trino, perché il primo tempo noi non lo vediamo e lo vediamo solo nel terzo tempo della nostra esistenza. Poi esiste infine il quarto tempo, quando, rientrati tutti in uno, attraverso l'entrata nei due genitori, nei quattro nonni e così via via, entreremo in collegamento reale di vita con tutta la vita, e quando saremo in questa comunione di vita, che la fede chiama comunione dei santi, avremo la capacità di vedere e far nostro quello che ci piace nella vita, avendo perso l'attaccamento morboso con il nostro. Io non ho nessun attaccamento morboso a me stesso, vado in giro vestito in un modo ridicolo, non ho alcuna paura di fare discorsi di tipo strategico che possano accattivarmi la simpatia delle persone. Dico chiaro, chiaro quello che dico, ma perché lo dico? Per togliere l'uomo dall'interno di un disegno e portarlo al livello del creatore del disegno. Io sto facendo il tentativo sovrumano, divino, di riportare questa vita alla vita del creatore che la crea, ossia di far riconoscere a ogni uomo che è Dio nella croce del suo personaggio. Dio sei tu nella croce del tuo personaggio. Ma poiché, Albertino, non sei capace di scorgere in lui altro che il pupazzo del personaggio sostenuto da Dio e non il creatore che sostiene il personaggio, non vedendo te, entro di te, il creatore, ma il burattino, quando senti me che invece dico io sono un burattino, quindi sono modesto perché attribuisco a me l'essere burattino, non Cristo. È Cristo che è me e parla attraverso di me, come è Dio che è te e parla attraverso di te. Ma in me ha uno scopo preciso. Quale? Quello di fare giustizia a Dio. Siamo in un mondo in cui Dio sembra non esistere e io devo dimostrare alla sapienza, correggendo i sapienti, dimostrandogli che non capiscono nulla, perché sono stati disegnati così, come personaggi che ascoltano ma non odono, perché sono talmente pieni di sé da non essere capaci neanche di ascoltare uno che gli parla. Appena lo sentono parlare, immediatamente sono confusi da come veste, da che atteggiamento ha, se sembra un cretino intelligente, e sulla base delle apparenze non sono più capaci di andare alla sostanza della verità che odono. Io ti stimo a sufficienza perché so che tu non ti confondi a questo livello e sei in grado di capire la parola che ti arriva, la verità che ti arriva. E quale è questa verità? Uno, che tutti gli uomini sono Dio, e io l'ho provato con la prova ontologica che ti ho dato. Prima conseguenza, quando l'uomo si tratterà come se trattasse Dio in ogni persona che incontra, ecco che toglie di mezzo tutta la sua presunzione,
tutta la sua spocchia, tutta la sua voglia di giudicarlo male, di differenziarlo da se stesso, e lo accoglie come se stesso. Per cui se tu sei tentato a scegliere tra 100 vie qual è la via giusta, io sono tentato a trovare la giustizia che c'è in tutte quante le vie. Io riunisco e in ciò rispetto le intenzioni del padre, che non ha fatto un mondo con un milione di fedi per dividerle, ma per unificarle in una risposta integrale fatta attraverso la libera scelta di Dio, fatta da ciascuno di noi. Ognuno di noi deve decidere chi è il suo Dio. Cosa significa? Che quell'opera semplicemente astratta che indicava il filosofo dell'antichità Socrate, che diceva che Dio è l'esigenza umana che per risolvere le sue condizioni precarie dà credito a questa esistenza superiore cui si affida, e così ha trovato il meccanismo per risolvere la sua condizione. Insomma, secondo Socrate, l'uomo bussa a Dio come a chi gli risolva la questione, ma Dio è semplicemente uno stratagemma dell'uomo. Secondo me, ma non per esperienza esterna, per esperienza interna, vada bene interna, perché se tu non ti accorgi di essere Dio, io mi accorgo di essere Dio, anzi nello specifico proprio di quella voce che entra in un nessuno, come sono io sono un nessuno, il personaggio che stai vedendo è nessuno, sono semplicemente quella voce che arriva con la verità, che deve essere osservata per la verità che dico e non per le forme più o meno simpatiche che io posso dar luogo a mostrare, a apparire nella mia materia. Quello che vale dentro di me è la verità che io dico, e la verità che io dico volge a salvare il mondo dando dignità uguale a tutti quanti, ma non la dignità umana, la dignità addirittura divina. Per cui quando tu tratti con un'altra persona, e se sapessi che è Dio, ne avresti timore, ne avresti rispetto, e la usi nel rapporto con il tuo prossimo, il mondo è salvo. Se sulla verità che io dimostro vera, con la ragione e non per il fatto semplicemente che io la dica, con la ragione di come è costruito il mondo, lo spiego perché è vero che il mondo ha due tratti di vita, perché ogni linea può essere sempre percorsa in due direzioni, in due versi, e non c'è nessuna ragione per la quale la direzione del tempo non possa essere percorribile essa pure e nelle due direzioni del tempo. Quando noi la vediamo di fronte così, nello spazio, possiamo tranquillamente percorrerla nei due versi, ma il tempo si diversifica dallo spazio per il punto di osservazione. Se tu vedi una infilata di un milione di persone uno dietro l'altro, vedrai solo il primo. Potrai, se è un flusso di uomini che viene verso di te, vedere l'ultimo sulla base del tempo che ci mette per arrivare in prima posizione. E così accade per i raggi luminosi. Da noi al Sole ci sono tutti i raggi, tutte le onde luminose, una dietro l'altra, già ora. Ma ora noi stiamo vedendo che è reale solo la prima. Tutte le altre, quindi il Sole che noi stiamo vedendo ora, è l'immagine di 8 minuti or sono, e quindi noi stiamo vedendo il passato, quando nella direzione della profondità stiamo guardando il Sole.
ma questa direzione, poiché noi ci diversifichiamo dallo spazio proprio perché avanziamo nel tempo, la potremo percorrere solo quando avremo finito di avanzare nel tempo. Allora, ultimato di percorrere tutte le onde, potremo rifluire percorrendo l'onda in quel lotto che la riporta all'origine. E questo è il percorso reale della vita. Io lo dimostro con la scienza, dimostrando che questo tempo della vita, che finisce, è breve anche se sembra una eternità, è un tempo finito. Quello opposto invece, proprio perché è opposto a un tempo finito, è infinito. Di conseguenza, visto che ora in questo tempo finito noi accendiamo il nostro interesse, eleggiamo il Dio della nostra persona, quello che avremo dopo lo avremo acceso ora con il nostro bisogno. Di conseguenza è meglio in questa vita avere bisogno, uscirne assetati di sete, affamati di esistenza, perché poi con questa sete, con questa fame, avremo gioia ad esistere e a mangiare e a bere per sempre, avendo acquisito questo eterno imprinting, valore. Insomma, io spiego perché è vero quello che ha già detto Gesù Cristo. Ma tu ti confondi. Quando io dico che l'ha detto Gesù Cristo, non lo porto come valore originario, per cui poi arrivo alle conclusioni. Io arrivo alla verità di Gesù Cristo avendoti osservato prima la verità del nostro moto nel tempo, vai e vieni, e poi dico, guarda, l'ha già detto Gesù Cristo. La via verità che dico è quella di Gesù Cristo. E poi dico, no, la mia verità è superiore a quella di Gesù Cristo. Perché vediamo a prova concreta le cose fatte da Lui e le cose fatte dalla verità che sta in me. La verità che sta in me è superiore alla verità di Gesù Cristo, pur non essendola, perché è la verità di un figlio che è il padre. Di conseguenza, poiché non c'è nessuna differenza tra padre e figlio, una volta Cristo si presenta nel figlio, un'altra volta si presenta nel padre, ma il compito tra il padre e il figlio è diverso. Il figlio vive tra i figli, il padre è sopra i figli e li mette d'accordo tutti. Il mio ruolo è quello del padre, che mette d'accordo tutti i figli. Invece i figli, ognuno si vuol fare la sua strada alla ricerca della sua verità. Questa è la tua strada e tu, da come la ricerchi, dimostri di essere un figlio. Io, da come ricerco la mia verità, dimostro che questo atteggiamento mio è quello paterno, perché io non dico ha ragione il figlio Gesù, ha torto il figlio Maometto, ha torto il figlio Buddha, Gesù è l'unico che ha detto la verità. Dico che la verità è di tutti, anche di quello che manda il Padre Eterno a quel paese, perché anche lui è Dio e in perfetta coscienza, sulla base della vita posta a lui, alla sua vita infernale è conseguente mandare Dio a quel paese, se lo immagini come chi ti ha dato questo bel regalo. Quindi la mia verità rispetta la verità di tutti, e quindi l'atteggiamento di un padre che tra i vari figli osserva tutte le ragioni dei figli, tutte quante. Quindi ti sto dimostrando che il mio atteggiamento è paterno, il tuo è filiale, superiore. Certo, il padre ha questo compito superiore, che mentre il figlio sceglie, il padre avalla tutte le scelte, le fa andare d'accordo tra di loro. E io devo far andare d'accordo tra di loro tutte le religioni, tutte le teorie, quella che stai dicendo tu ora, e quella che ha detto San Matteo, ha detto Gesù Cristo, ha detto la Bibbia, hanno detto tutti. La verità che viene da me o
è superiore e allora appartiene veramente come una verità superiore alle varie verità relative di cui è pieno il mondo, oppure non lo è. La mia verità è superiore perché è in grado di cogliere il vero che esiste in tutte, ossia quella parte che pur apparentemente è in contraddizione con le altre, non è in contraddizione, è in cooperazione, è in un giudizio che non è contrario, è complementare a giudizio degli altri. Allora, perché ti dico che il padre in me, le azioni del padre in me sono superiori a quelle del figlio? Vediamole concretamente. Cosa faceva il Cristo? Prendeva dei diavoli, li faceva uscire da un corpo e li metteva in un altro corpo. Vanno a un certo punto in una mandria di maiali che si annegano nel mare. Gesù non ha vinto Satana. Io vinco Satana. Come? Con quale forza? I miracoli? Niente affatto. I miracoli alterano la legge di Dio, perché sono interventi violenti che intervengono oltre ragione e si determinano delle cose irragionevoli. Dio Padre non fa nulla che abbia bisogno del miracolo. Usa quella facoltà dell'intelligenza che hanno tutti gli uomini. E che cosa dice il Padre? Amico, se Dio è creatore, come ha la capacità di creare, così ha la capacità di fare ritornare la sua creazione all'origine. A tutti voi uomini è sfuggita questa capacità del creatore, che come scrive i promessi sposi, può prendere i promessi sposi e metterli nel cestino. Un creatore fa così, può annullare tutto quello che ha fatto. E questo è spiegato dalla fisica, perché quando la fisica dice che ogni dinamica è una dinamica in un verso e nell'altro, il nostro verso della vita sembra fattivo. Quindi quando ogni dinamica è sia di tipo fattivo, sia di tipo disfattivo, sia un'azione che dalla causa fa sortire gli effetti, sia quella al contrario che dagli effetti rientra nella causa. Ecco, l'azione del padre è quella che attira alla sua origine fondamentale ogni cosa. È un mondo che va al contrario, parte dall'ipotesi di un disegno e lo annulla tutto facendolo rientrare alla sua pura origine. E quando il disegno di Dio arriva alla pura origine, ogni diavolo che è stato diavolo nella vita, quando la vita di questo diavolo è ritornata ad essere la vita di un bambino che non ha ancora fatto nulla, ecco che è annullato tutto il reale compimento che questo diavolo ha fatto nella sua vita. E il diavolo, quello famoso, quello che è chiamato Belzebù, eccetera, nei testi sacri sono scritti, era un angelo che all'inizio era un angelo buono e si è ribellato. In questo gesto nel tempo, Dio, padrone del tempo, è in grado di farlo tornare al prima che fosse. E quando Satana arriva a prima che fosse, è convertito anche Satana. Come vedi, la verità del contenuto di verità che ti sto dicendo io con questa mia brutta facciaccia, la verità è tale da annullare il male, da cancellarlo come mai esistito. Gesù lo perdonava, il Padre in me lo domina a tal punto che annulla Satana, annulla il male, annulla anche il bene, e bene e male, questa nostra realtà, da reale ritorna ad esistere in potenza di esistere. E quando ciò accade,
tutto ritorna proprio nell'idea del creatore, e quando ciascuno di noi nel suo percorso a ritroso arriva a questa idea fondamentale e arriva dentro Dio con il suo ideale, ecco che ha la capacità divina finalmente acquisita realmente di vedere in tutto il disegno e poter scegliere solo le cose che piacciono a ciascuno e mettere in atto quel Dio ideale che Socrate pensava che fosse soltanto un vago desiderio umano che finiva lì. Io dimostro che è qualcosa che si attuerà proprio nel rispetto del percorso che vediamo nel mondo. Di conseguenza, attraverso la mia verità e non attraverso la mia spocchia, io ti sto dimostrando di dominare i diavoli, di cancellare il male, di capovolgere la vita e di dirti: amico, tu credi che sei morto? La tua vita dalla morte è già tornata indietro con una metà di te stesso, la metà dell'antimaterialità corporea e del magnetismo. Tu sei un fenomeno elettromagnetico, tu sei un fenomeno materiale-antimateriale, poiché materia e antimateria viaggiano al contrario nel tempo, la materia va in avanti, va verso il futuro, l'antimateria va verso il passato. La tua parte antimateriale è partita dalla morte, è tornata indietro finora. La tua parte magnetica è partita dalla morte, è tornata indietro finora. Tu sei già resuscitato, già ora, senza bisogno di farti resuscitare. Sei nel disegno, ma ti faccio capire e avere la certezza che il punto della morte non è un punto limite, ma è semplicemente un punto in cui Dio, il sistema, converte tutto di autorità. Ecco, il mondo non è abbandonato a se stesso. Dio lo fa esistere fino che ciascuno arriva al suo fine, e in quel momento c'è una conversione di ogni vita, proprio come in un yo-yo. Il yo-yo, quando ha finito di andare in giù, con la stessa rotazione della pallina, ritorna su. Siamo tutti uomini in questo nostro mondo che hanno tutti fili diversi. Quando uno ha finito il filo dello svolgimento della sua vita e ritorna su, un altro che ha un filo più lungo continua ad andare giù. E noi, in quelli che continuano ad andare giù, chiedendoci dove è finito il morto, non sappiamo che, essendosi finito tutto il filo della sua vita, la rotellina, continuando a girare nello stesso modo, sta ritornando all'origine. Vedi, io con la verità ti sto spiegando la vita e ti sto dicendo: la vittoria sulla morte è una cosa sicura. L'uomo che ha paura della morte, di fronte a questa verità superiore ottenuta con le facoltà dell'uomo, con la verità, vince la morte. Questa cosa doveva farla Gesù quando sarebbe ritornato: vincere la morte, emettere il giudizio universale. Il giudizio universale è quello che ti emetto io. Cari uomini, vi siete sbagliati a credere che, visto che Dio vi ha concesso di fare, adesso cosa fatta capo a? A Dio è possibile solo premiare, punire, perdonare. No, a Dio è possibile annullare, far tornare tutto all'origine. Vi siete dimenticati di questa capacità del creatore e, con la verità, farla riconoscere, portando al dominio di Dio. E quando io ti dico che il mondo che stai vedendo ora lo stai vedendo in modo uguale e contrario al vero movimento tuo, che non è quello della materia, tu non sei materia, Albertino, tu sei spirito. E poiché lo spirito viaggia a ritroso nel tempo, cioè dal futuro verso il passato, tu vedi la materia andare dal passato verso il futuro, ma tu sei spirito, il tuo movimento sta andando verso il passato,
grazie al movimento del tuo spirito che già ora sta andando all'origine del mondo, partito dal punto della morte, tu vedi il rinculo che c'è di tipo materiale. Ed è un rinculo che ti porterà a vedere il motore con la tua benzina inerte, che perde sempre più benzina a mano che la benzina vive e va e viaggia dall'altra parte, fino al punto in cui il motore non avrà più benzina. E allora comincia che la stessa dinamica della ruota del yo-yo riporta in atto il risalire, e di conseguenza vedrai che il razzo che era arrivato al limite della vita con il deposito di carburante scarico di vita inverte il suo verso e riacquista un'altra volta quel carburante che sembrava perduto e ritorna fino all'inizio della vita in cui tutto il carburante è ancora lì da essere attivato. E quindi, spiegandoti con la ragione come è la vita, io vado contro al tuo tentativo che brancoli, cercando di ragionare della vita così come la vedi, senza la spiegazione di osservare la vita per quello che è davvero. Ora, la fisica giace anche in un sacco di difficoltà. Quali sono? È arrivata al punto morto in cui non è unificata. Sono 100 e passa anni che gli scienziati stanno cercando di unificare la fisica e non ci sono riusciti. Il Dio in me c'è riuscito, lo sta spiegando su internet. Su internet non ci sono solo le mie affermazioni, io sono Dio. No, c'è tutta la teoria atomica, scientifica, filosofica, che spiega come ottenere l'energia pulita dell'atomo e salvare il nostro mondo dall'inquinamento globale dell'energia atomica per scissione, che ha le scariche della combustione e inquinano in modo drammatico il nostro mondo. La fusione atomica è come una famiglia che prende marito e moglie, che abitavano prima in due case separate e gli costavano, si mettono in una casa sola e vendono la casa lasciata, la capitalizzano. Questa capitalizzazione di quanti due si mettono in uno si trasforma in una grandissima abbondanza di energia sconfinata e pulita, perché esiste nell'idrogeno, ma non nella capacità chimica dell'idrogeno, nella capacità nucleare, nella capacità atomica dell'idrogeno. Per trasformare 5 grammi di massa in energia, c'è la capacità di lavoro di una petroliera, la più grande che esista, carica di petrolio. 5 grammi soli di massa di idrogeno trasformati in energia pulita. Io sto donando l'energia pulita. Io sto risolvendo il problema della... Io ho risolto il problema assolutamente che i fisici e i filosofi non sono stati capaci nel tentativo di quantità enormi di dialettica di risolvere. Come è possibile che amore e giustizia vadano d'accordo? Perché se io uso troppo amore e perdono, pecco ingiustizia. Nessuno è stato capace a risolvere il problema. Nessuno è stato capace a capire che è possibile conciliare ebraismo, cattolicesimo, buddismo, fede in Allah, fede in chi non ha fede, in una visione unica che porti all'equilibrio totale di tutto. Come tante forze uguali e contrarie, tutte perfettamente in equilibrio, sono tutte in equilibrio, ma se tu le vedi in atto una alla volta, ogni volta che entra in atto una,
tu hai l'impressione di avere l'eccesso in quella una e fai l'arbitrio di giudicare il bene e il male da quella microscopica situazione che stai vedendo in atto ora, nel breve tempo del tuo giorno, della tua settimana, del tuo anno, della tua vita. È sempre un pezzo troppo piccolo per avere la pretesa di dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, perché un grosso, gigantesco errore voluto dal sistema in atto 2000 anni or sono, che è sovvertito ora ed è messo in equilibrio ora, perché noi vediamo tutto nel tempo, non tutto assieme. Tutto assieme esiste nella eternità, non esiste più assieme nella eternità quando c'è uno che ci cammina dentro e ci mette tempo a percorrere tutta l'eternità. Allora deve fare un passo dopo l'altro. Allo stesso modo, tutto un libro esiste sul computer, ma se la pagina che te lo visualizza a una certa dimensione contiene solo 1000 caratteri, tu per poter leggere il libro lo vedi automaticamente diviso dal computer in pagine. Tu vedi solo la prima pagina, ma c'è già tutto il libro. Tu avrai l'impressione, leggendo dopo la prima pagina la seconda, che il contenuto del racconto della prima pagina è diventato il secondo e poi è diventato il terzo. Tu vedrai tutto il libro nel suo divenire dell'essere, quello limitato che tu vedi solo in una pagina. Insomma, stai vedendo un cartone animato in cui pagina dopo pagina le variazioni che esistono sono la tua storia. Ecco il limite della tua percezione. E tu, vedendo questo divenire, che sembra vero, ma non è vero perché c'è l'essere di tutto il libro, non puoi giurare che esiste solo la prima pagina e che poi si trasforma nella seconda. Lo sai bene che c'è tutto il libro, ma se vedi solo la prima pagina per la tua piccolezza della tua condizione, ossia per la determinazione che è stata voluta in te, per il tuo limite, per la tua croce, anche se tu hai scritto tutto il libro, tu sei obbligato a vederlo attraverso singole pagine e non ne vedi una seconda se la prima non è tolta di mezzo. Ma le potresti mettere tutte insieme, una di fianco all'altra, allora le vedresti tutte, però ti dovresti allontanare in un punto tale che non riesci più a leggere perché è troppo piccolo. Quando noi usciremo dal limite che abbiamo, e usciremo, avremo la capacità di vedere tutto assieme quel libro, come tutte le pagine affiancate, e quell'esistenza che adesso è vista anno dopo anno, giorno dopo giorno, sarà tutta accessibile su una pagina sola e sarà eterna. E dentro quella pagina ci sarà la storia di tutta l'esistenza, di tutti i personaggi, di tutti i microbi, di tutto quello che c'è. E ciascuno, dentro quella possibilità di gioire della vita, andrà a leggersi la parte che gli piace, se la sceglierà a modo suo, secondo il Dio che ha creato in sé. Quindi io sto dicendo a ciascuno di voi una cosa importantissima: avete Dio in voi, ma non lo dico senza crederci profondamente, al punto che quando poi dico che io sono Cristo, crolla tutto, come se avessi parlato a degli imbecilli. Se io dico che tutti siete Dio, non lo dico perché lo dico così per consolarvi, è perché il vostro essere non può che appartenere all'essere unico che esiste, Dio. Il Dio dell'essere, che è ogni essere. Ed è allora che la Bibbia diventa attendibile. Perché quando Yahweh ha Mosè che gli chiede: chi devo dire che mi ha dato le tavole? Dio non gli ha risposto: io sono. Gli ha risposto: io sono
chi sono, ha detto che il suo essere era fatto così. Io sono. E chi sono? Causa e effetto nella loro reazione. Padre e figlio, come un padre che causa il figlio che è causato dal padre. Padre in assoluto, figlio in assoluto, causa assoluta e effetto assoluti talmente intricati tra di loro che formano l'unità. E l'unità di Dio allora non è più sola io sono, ma io sono, come sintesi, chi realmente sono, come atto. E l'essere in potenza e l'essere in atto forma quel Dio trinitario di Gesù Cristo. Allora ha ragione Gesù Cristo. Allora la verità che io dico è quella di Gesù Cristo. E allora, se tutto quello che dico io è una verità superiore a quella di Cristo e porta alle verità di Cristo, non sarà Cristo la mia facciaccia, ma nella mia facciaccia la verità di Cristo si è reimpersonata per risolvere tutti i problemi dell'uomo che tu stai cercando di risolvere nel disegno, considerando il disegno. Non lo puoi fare. Se tu vedi una tela bianca e pensi che con il bianco tu riesci a lavorare in quel bianco per spiegare il bianco, ti dico, amico, sei fregato, non hai nessuna possibilità. Vedi, ti sto facendo un discorsino per parabole. Per capire il bianco, sapendo che è bianco, devi vedere quello che non è bianco. Attraverso il non bianco tu arrivi a capire il bianco. Allo stesso modo, se vuoi capire questo mondo, devi arrivare a capirlo con l'altro mondo, perché se tenti di spiegare questo mondo con questo mondo, ed è il tentativo che fai tu, è un tentativo che non ha alcuna grande capacità di risolvere. Perché questo mondo si spiega solo con l'altro mondo. Questo mondo è la causa fatta dall'altro mondo, perché l'altro mondo esiste in modo originario. Questo esiste nel modo uguale e contrario a quello, secondario a quello. Come vedi, amico, io ti ho tirato fuori delle verità di azioni grandiose, perché io non posso essere il più grande filosofo che sia esistito al mondo, il più grande scienziato che sia esistito al mondo, io che non sono fisico, sono architetto. Io non posso essere chi risolve tutti i problemi dell'uomo. Io non mi do alcuna grandezza. E quando dico che sono Cristo, dico che è Cristo dentro di me che sta facendo queste cose grandiose. Lui e non io, perché lui si è reincarnato in me. E se tu credi nella reincarnazione, devi riconoscere le cose grandiose in relazione alla verità che stanno accadendo attraverso me. Ora io sto pubblicando un video che tu farai bene a vedere, chiunque altro lo voglia, in cui si vedono anche tutti i segni grandiosi in relazione a quello che è accaduto nel Cilento, laddove con tre grandi maestri, a Elea è entrato Dio in filosofia. Quando a Elea dissero in filosofia, quindi nella ricerca vera della verità, non in quella poggiata sul magico, sul ragionamento, dissero costoro: il fondamento di tutto ciò che è in essere sta nel suo essere. Dissero la verità di Yahweh e lì nacque lo Spirito Santo di Yahweh, dove sono nato io, alla foce dell'Alento, che poi diventa da lento, diventa B et lemme, anche romano, et lemme, a Betlemme e a Gerusalemme, e dopo a B c'è la C e ritorna nel Cilento, e ancora lì, nel paese di Felitto, accade la parusia di Gesù Cristo. Io l'ho spiegata, e fate bene tutti voi che cercate indizi di andarli a vedere, perché oltre alle cose grandiose fatte dalla verità espressa attraverso di me,
ci sono anche questi segni. Di conseguenza c'è tutto e allego alla presente una ricerca che ho fatto in base alla quale ci sono più di 1000 indizi di tutti i tipi. Prove matematiche, Gesù che deve averlo detto, io che sia veramente stato un figlio della Madonna e tante altre necessità assolute volte a far esistere questa cosa che sembra assurda. Ma sembra assurda a chi? A chi è Dio, non riesce a vederlo dentro di sé e come potrebbe vederlo dentro di me?